Bentornati nel canale delle Burneo, ritorniamo in Diablo Immorta dal mio telefonino, dallo smartphone, dal mio Samsung Galaxy S21 FE per giocare appunto a Diablo Immorta. Questo è il mio personaggio, Alucard Eburneo, ed è un cacciatore, no, un cacciatore, l'altro è un cacciatore, l'altro personaggio è un cacciatore di demoni, questo è un cavaliere del sangue. Continuiamo la nostra avventura, siamo a livello 29, entra nel mondo. La volta scorsa abbiamo ucciso la contessa, ovvero il male aveva riportato nelle rovine lo spirito della contessa. Noi abbiamo eliminato la contessa e abbiamo recuperato la pietra della creazione. L'abbiamo portata da Arcane, che ha provato a distruggere i tre frammenti che abbiamo trovato, ma non ci è riusciti perché sono corrotte dal potere di Baal. Quindi oggi, come avevo detto una volta scorsa, faremo un varco che ci manca per fare, vedete qui a sinistra, la missione verde, e poi dovremo parlare con Charcy, che è quella che fabbrica le armi, il Fabbro. Allora, negozi, vado a recuperarmi il bonus giornaliero. Preso. Cosmetici. Vabbè, mancano, sta scaricando anche delle cose, vedete? Ma non mi interessa. Ok, qui togliamo via questo così non si vede più. Andiamo a fare. Però qua mi dà una notifica. Emblema, l'emblema raro, esatto. Andiamo a recuperare l'emblema raro. Così poi possiamo fare anche il varco di sfiga con l'emblema. Qua ancora niente, non si ancora. Io l'ho già giocato, l'ho già finita con l'altro personaggio. Infatti sono a livello 400 e passa. Ho deciso di riportarlo. Inizialmente lo portavo con Dromu, col mio compagno di cooperativa, ma visto che non c'è, estate, è in vacanza, a questo punto ho deciso che va bene così. Costa 1000, ma neanche non sono bello il costume così. E questa? Flore di Inarius e incubo vacante. Vabbè, proseguiamo qui, prendiamoci, riscattiamo questo, mettiamo l'emblema raro, che ne ho 12, quindi lo aggiungo qui, qui e qui. Ok, e andiamo a farci questo, visto che ci manca da farlo per concludere con la missione in verde, questa missione secondaria. Mettiamo frenesia in cerca di vittoria agile. In cerca di vittoria cosa fa? Uccidere i nemici aumenta la velocità di movimento d'attacco del 30% per 2 secondi. Sì, facciamo questo, via. Interessante, il personaggio comincia ad essere croccantello, interessanti pipistrelli, eh. Fatto giro giro tondo, dobbiamo andare di qua, mi sa. La qua brucia. Di merda qua, tutte le bombe, c'è un pezzo di merda qua, c'è questo pezzo di merda che buttava le bombe. Ok,
abbastanza grossa, eh. Ok. You will never feed again. Ho fatto un bel massacro, no? Buono. Lo carichiamo di nuovo questo. Sacro, stiamo facendo. Ma ce ne sono altri qua, visto di blu, dalla parte di qua. Disintegrati. Diamo un'occhiata un attimo se abbiamo qualcosa, abbiamo sbloccato. Prima uccisione del giorno. Ah, un elmo. Buono, potrei anche mettermelo. Vediamo. No, dice di mettersi i pantaloni questi. Equipaggia. E anche questa dice di mettersi. Non per... Ah, non posso in questo momento. Nel varco di sfida non si può equipaggiare gli oggetti, è vero, me lo dimenticavo. Like that before. Need to get my blood. Oh no. Your screams are distracting. Okay. Ma è arrivato il guardiano, che è questa cosa qua. Oh.
Abbiamo fatto un bel disastro. Qui si chiude il varco e basta. Vabbè, possiamo raggiungere la piazza di Rakis. Abbiamo fatto disastro. Il personaggio sta diventando bello possente, eh? Allora, qui c'è un codex. Vediamo cosa ci dà. C'è un riscatta qui. E basta. Crea una gemma leggendaria. Possiamo andare a creare una gemma leggendaria, visto che probabilmente ce l'abbiamo. Vediamo cosa creare però. Hello, how can I help you today? Servizi. No, vogliamo crearla. Però io non so che gemme mi Oh, servono I col see. personaggio. Well, please come again. Vediamo se fino. Intanto mi metto questo. E mi equipaggio questo. E mi equipaggio questo. Ok, guardate che croccante, così. Però vedete che non mi dice ancora gli oggetti, cioè non mi dice che cosa per fare la build, non mi dice ancora niente. Come fare la build. Sti cazzi. E allora creiamo una a caso, cioè a caso, una che ci potrebbe servire. Combining. Allora, creiamo una. Allora, vediamo cosa fa. Nucleo fulminante, potere e controllo. Cosa fa? Aumenta risonanza di 30 più 12 in 5% potere controllo. Si alterna e salta nel potere. Aumenta i danni dei tuoi attacchi primari dell'auto controllo. Aumenta. No, vabbè, controllo no. Fame. Rigenera subito il 40% dei tuoi danni base. Più 567 della vita totale quando sconfiggi un nemico. Può attivarsi solo una volta ogni 20 secondi. Io metterei questo. Aumenta la probabilità di trovare un oggetto mai. Metterei questo all'inizio. Crea questo. Ok, quindi qua, qui ci mettiamo fame. Ok, esatto. Poi possiamo aumentare alcune, aumenterei il nucleo fulminanti, lo potenzio. Ok, buono. E basta, vediamo se abbiamo, possiamo aumentare le pietruzze, tipo la tourmaline la possiamo potenziare, manca una. Allora aspettate un attimo, no, prima andiamo qui, aspetta, qui, no, ne abbiamo tutte e due, uno, non possiamo, dobbiamo averne tre, quindi niente, resta così, vabbè Quite proud of the work there, però l'abbiamo actually. potenziato, dopo se andiamo a vedere quanto danni facciamo adesso, riscattiamo questo. Riscattiamo anche questo e riscattiamo. Ok, How abbiamo raggiunto il deeply livello diverting. 30. Ok, poi missioni. Questi sono nuovi. Perfetto. E su conquista, attributi primari e personaggio, attributi vita e danni. Ok, fase battaglia, non so perché. Ah, qua possiamo prendere anche questo. Ok, abbiamo preso tante cosette. Poi acquisizione video sbloccata. Cosa vuol dire? Attiva acquisizione punti salienti. Ma non mi interessa, a dire la verità. Vabbè, quando trovo cose, vabbè, lasciamolo così, chi se frega. Poi vediamo se abbiamo altro qua. Negozio. Pacchetti, non mi interessa un cazzo. Clan. Ora puoi unirti a un clan. Dettagli clan. I pini, valla, cavalieri. A me unisco i cavalieri, dai. Ok, domandate i cavalieri, via. Qua leggiamo tutto. Diavolo morto disponibile su PC, vabbè, lo sapevamo. Se lo potete giocare anche da PC. Abbiamo altre notifiche. Qua ne abbiamo tre su eventi. Clan raccolta. Ricompense. Questo no.
Unisciti a un clan oscuro. Ma sarai l'ultimo di un clan. Proviamo anche l'Apocalypse, proviamo. Diablo, questo qua cos'è Diablo? Spaghetti, no, questo qua è Diablo qualcosa, applica. Vediamo chi mi accetta prima. Io mi inserisco. Poi qua abbiamo qualcosa disponibile, un pacchetto a tempo abbiamo visto. Ma soldi io lo sto giocando free to play. Ok. Allora abbiamo fatto tutto. Vediamo il nostro personaggio adesso com'è. Scusate, ho sbagliato qua. Allora, il nostro personaggio adesso ha indice di danni 555, vita 8700, indice di combattimento 203, livello 30, ma non è malvagio. Parla con Derek a cuore della marca. Chi è sto Derek? Ah, questo... andiamo a parlare con sto Derek. Non so chi sia sto Derek. Facciamo le missioni secondarie. E poi Charsi è la sua, è la missione principale. Però intanto facciamo queste verdi finché siamo qua. Ah, con questo qua, vabbè. Letaggio del conflitto. Se hai tempo un copio interessante, vabbè, bla bla. Ci dice di fare qualcosa. Prendiamo il pendente di Corvus. Ok. Parla di nuovo con Derek. Controlla sulla banca cassare, cerca l'incarico, giorni e pubblichiamo il retaggio del conflitto. Una cosa con l'ana, non lo so, quello che serviva da quello della marca, più a volte quelli questi sono più interessanti, la gloria si capisce cosa intendo. Vabbè, prego un cazzo. Parla con Derek, parla col capitano Rem. Facciamo queste cosette oggi all'interno dell'enclave qua. Dov'è sto capitano Lem? Ah, deve essere quello delle navi. Esatto, invece è scritto capitano. Se è il capitano, è il capitano, no. Eccolo qua. Quindi facciamo retaggio del conflitto. Ora sto cercando un'isola distante per di giorni a nord ovest, comunque è sulla tua rotta, certo si può dove. Vabbè. Andiamo a questa isola. Ci ha portato qua, parliamo con l'ufficiale immortale. Vediamo cosa ci dice. Altre braccia mandate da Dele, trova una palla e inizia a scavare vicino a quelle minchie. A fondo che puoi, lascia stare le incisioni e usare con la morte della vita. Vabbè. Esplora l'isola. Ma devo andare dentro, dice. Queste lune potrebbero anche non significare nulla, ma la forma di quell'incavo sembra familiare, ci provo. Vabbè, sarà da mettere la chiave dentro. È il pendente, infatti ci entra. Attiva i pilastri in ordine. No. Allora proviamo a far così, attiviamo questo. No. Allora, il coso del sangue, o lo tengo premuto, allora no, il primo che ho visto è questo, quindi devo premere questo. Ok.
Perché cazzo ne so, attiva questa. Non lo è. Quindi se non è neanche questo, proveremo con questo dopo. Aspetta che devo ammazzare il padrone. No, ho sbagliato, era questo. Ah, ma se ti dice quelli che sono da... Sarà prima questo, dai. Poi. Oddio. Poi proviamo con questo. Esatto, dai, se sono giusto, l'ultimo sarà questo. Questo. O questo. No, mi sa che è questo. Ok. Ok, si è aperta la porta. Possiamo andare dentro. Isolotto del passato. Sono certo che è questo posto, eh? L'oscurità aumenta, non benissimo. Ah, mi fa luce la reliquia, eh? La costruzione ci ha detto lo vuole, il ciclo richiede che le lezioni del corvo si diffondano, il vado tenetà, vabbè. Abbiamo letto. E qua arrivano i coglionazzi. Stanno facendo il culo, eh. Bastati ancora. Another night. Okay. Ho rotto un po' il cazzo, eh. Oh, questo è quello solo. Minchia. Thank you.
andato. Ci stava facendo il culo, sta merda. Beh, andiamo a vedere i miei fratelli e sorelle. Ho detto che ci devono rompere il culo. Torre maledetta completato. Esplora all'interno della torre. Cos'è sta roba? Cioè, dove cazzo dice? Avanti. Posso provarci e poi uscire. Ok. Poi deve fare tutti i video di portare sempre su mai parlato, aiutaci. Vabbè, proveremo. Proveremo. Devo andare di là. Bella vista che erano tre. Ripristiniamo il sigillo. C'è un manoscritto all'interno, eh? Ora che succede? Questo era il primo dei sigilli più deboli, ce ne sono altri 99. Li abbiamo sparsi in giro. Trovateli, purificati se sono stati venuti. Intanto se sono riusciti a sollevare nuovamente lo scudo del nostro santuario. Ah, devono sapere, arriveranno questo vostro unico dovere. È finita da tempo. Vabbè. Esamina la pergamena. Urca, ma è piena. Esci dalla torre. Vabbè, abbiamo ripristinato. Posso uscire. Non so che siamo passati al 31esimo livello. Parla con Derek. Derek, mi ha mandato quasi quasi, mi hanno fatto il culo. Sei ancora in danni, cosa stai cercando se posso chiedere? Antichi sigilli visualizzati tra Saturno e Gisano scondeva il primo, ma ce ne sono altri. Vabbè, mi hanno detto. Questo spiega alcune cose, quello che hai trovato potrebbe essere interessante, come minimo seguimi. Vabbè. Seguiamo Derek. Poi qua c'è la mappa. Posiziona la pergamena, è stata posizionata. Ispeziona la mappa di battaglia. Devi far parte di un capo della mappa, tocca capire un clan di uniti. Una volta che mi avranno accettato in un clan. Cavalieri, l'abbiamo già fatto. Ma domando che è questo, via, un altro. Andiamo qua. Completa un varco di sfida livello 1. Quindi possiamo fare anche questo varco di sfida, dipende quanto siamo a mezz'ora di video. Dai, vabbè, facciamo anche questo varco di sfida, penso che sia questo. Esatto, livello 1. Entro. Lo facciamo velocemente e poi chiudiamo il video, dai. Varco di sfida dovrebbe durare una decina di minuti, più o meno. Ma il livello 1 dovrei fare presto. Thank you.
tolto il fulmine. Poi è chiuso. Andiamo di qua. Manca poco, ma sono tutte volte. Esatto. Dai, viene su questo qua. Guarda grosso. Rimaniamo subito più bello, facciamo questo. Preso tutto, possiamo tornare indietro. 35 minuti di, cioè direi che possiamo chiudere qua. Abbiamo fatto i parchi, abbiamo fatto cosa maledetta, no, il tempio maledetto sul codex. Facciamo riscatta, riscattiamo un po' di cose, conquista questo. Ok, qui sempre qua. Ok, qui abbiamo qui riscatta. Ok, non abbiamo altro. No, trova il mercante di Else e vada a punciarsi. Continua la missione principale. Ecco, la prossima volta dobbiamo continuare la missione principale, perché sennò non possiamo fare il mercante di Else. Andrei un attimo da Charsi comunque a vendere gli oggetti che abbiamo, che non ci servono. E poi vi saluto e chiudiamo il video. Allora andiamo da Charsi. What do you need, friend? Servizi. Decidiamo tutto. Potenziare, vediamo se possiamo potenziare. Potremmo potenziare l'arma, potenziare non si può. Possiamo potenziare questo però. Ok, a grado 3. Buono. Vediamo se possiamo potenziare altro. Mi sa di no. Questo sì, l'armatura, che non era potenziata. Anche a grado 2 lo possiamo portare. E basta, la cintura qua, mi sa di no. No. Boh, basta. Ok. You do the fighting, I'll do the forging. Vediamo come siamo messi adesso. Col personaggio. 5,56, non è aumentata di tanti danni di uno, però abbiamo 8.800 di vita. E abbiamo un 215 di incidenti di combattimento, aumentato un pochino. Però vedete, ci manca ancora parecchie cose. Cioè abbiamo tre gemme. Abbiamo, qua abbiamo messo la gemma, la rosa nera. Qui abbiamo il nucleo fulminante. E lì abbiamo messo la fame. Cioè una volta che hai tutte le gemme, che qua ci mancano le mani, un altro anello e il collo. E in più ci manca anche questo, che è il talismano.
E quindi un po' alla volta faremo del nostro personaggio un ottimo personaggio. Praticamente è trova il mercante di Elsie, però dobbiamo parlare con Charcy. Quindi la prossima volta continuiamo la missione principale con Charcy qui. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale delle Burneo, andate a vedere i canali che vi consiglio nella sezione canali all'interno del mio canale di YouTube. Se volete ho anche una pagina di Facebook sempre col nome Eburneo e il gruppo sempre su Facebook pubblico mai una gioia dove pubblico cose divertenti. Ci vediamo in un prossimo video. Tanti saluti, ciao ciao.